Fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben ritrovati, benvenuti in questo mio nuovo video. Buon sabato 5 agosto 2023. Ogni tanto, ragazzi, bisogna che vado a guardare la data, perché questo stare in casa in maniera reiterata in questo periodo sinceramente mi sta facendo perdere veramente la cognizione del tempo, e dunque scusate se ogni tanto sbircio la data sul PC, ma sinceramente sto perdendo veramente la cognizione del tempo. Allora ragazzi, non volendo cadere nella retorica assolutamente per quanto concerne questi argomenti, voi come sapete io è difficile che porti sul mio canale queste argomentazioni di cui vi voglio parlare in questo sabato 5 agosto, men che meno che io voglia lucrare sulla morte, su un lutto che ha toccato chiaramente da ieri una famiglia, la famiglia del grande Idris, a cui mando veramente un abbraccio umano e poi l'abbraccio di un tifoso juventino non ai livelli di Idris. Non mi posso assolutamente relazionare con quei livelli di juventinità, ma ci sto provando, grande fratello Idris, volendo portare su YouTube in qualche maniera. Io purtroppo non ho la fortuna di poter andare in televisione come ha avuto Idris per tanti anni a mostrare la sua juventinità verace, esplosiva, genuina, a volte decisamente, diciamo, sopra le righe, perché poi Idris, ragazzi, a quelli che il calcio era uno spettacolo, lo era quando andava allo stadio a seguire la Juventus. A volte anche, se vogliamo, sabauda, se vogliamo, molto nobile, perché comunque Idris era sempre, insomma, elegante, vestito in maniera sempre, diciamo, clamorosamente di stile, insomma, uno juventino, ragazzi, veramente con la J maiuscola. Chiaramente, ragazzi, lo dico perché sicuramente poi dopo qualcuno magari pone l'accento: questo video non è monetizzato, non sarà mai monetizzato, lo ripeto, perché non è mio uso lucrare su questi drammi familiari, seppur il mio guadagno su YouTube è veramente una cosa ridicola, ma chiaramente, ragazzi, questo video non è monetizzato, vuole essere soltanto il mio personale ricordo di Idris, di quello che era veramente un altro calcio, ragazzi, un altro calcio. Chi è della mia generazione a cavallo degli anni 80-90 sicuramente non può non ammettere che era un altro calcio, era un'altra televisione. La Rai era veramente mamma Rai. La Rai era veramente mamma Rai, perché portava contenuti veramente di grande qualità, ed indubbiamente quelli che il calcio condotto da Fabio Fazio è stata una di quelle trasmissioni cult sicuramente di punta della Rai tra gli anni 80 e 90. Le edizioni successive, sinceramente, quando se ne sono andati Fabio Fazio, Marino Bartoletti, io vi dico la sincera verità, non l'ho seguita più, anche perché c'è stato l'avvento delle pay TV qui a casa e quindi non c'è stato neanche più bisogno. Però questo era il modo in quel tempo, ragazzi, che avevo per seguire il calcio, per seguire la Juventus. Quelli che il calcio esordisce nel 1993, quindi, ragazzi, io personalmente avevo 13 anni, andare le partite al bar dove avevano le pay TV non era ancora tempo, perché ero piccolino, anche perché allora nei bar ancora erano luoghi dove non c'era la sala fumatori e la sala non fumatori.
si fumava, quindi praticamente significava andare un'ora e mezza ed uscire con i vestiti che erano intrisi di fumo, in buona sostanza. Quindi finché ho potuto ho evitato, però prima nei primi anni, insomma, c'era quelli che il calcio era collegato con tutto il calcio minuto per minuto. Difatti ogni tanto durante la trasmissione mandavano gli spezzoni dei radiocronisti Rai che stavano negli stadi, mandavano i gol, mandavano lo spezzone dei, diciamo, della telecronaca, no? Della radiocronaca con i gol. E poi ho riscoperto, perché mi sono rivisto qualcosa in queste ore, che facevano vedere le immagini delle esultanze delle squadre, piccoli spezzoni. Chiaramente i gol non era possibile mandarli, erano appannaggio delle pay TV e poi di 90° minuto, che era l'altra trasmissione cult che c'era dopo cena. Non ricordo male se vi dico che quasi tutte le partite si giocavano in contemporanea alle ore 15, perché quelli che il calcio cominciava alle 14:30, e poi forse la sera c'era un posticipo, ma su questo, ragazzi, veramente la mia memoria latita. E io ricordo benissimo, ragazzi, che seguivo questa trasmissione con Idris aspettando in maniera spasmodica le urla forsennate di Idris, che poi era anche un personaggio che spaccava lo schermo, perché era di una simpatia unica, di una simpatia travolgente. Per lui erano tutti fratelli, quindi c'era Fabio Fazio, fratello Fabio Fazio, fratella, dice una volta fratella, non sorella, a Suor Paola che stava a Roma, insomma, ragazzi, a seguire la Lazio. Un altro calcio, ragazzi, un'altra televisione, diciamo il cast, c'era la regia di Paolo Beldì, che ogni tanto interveniva con la voce fuori onda, Fabio Fazio, Marino Bartoletti, Carlo Sassi, questi erano i fissi in trasmissione. Poi c'era inviato fisso, era Paolo Brosio, che stava ovunque in Italia, poteva stare in un teatro a dare i risultati delle partite, come al concerto di Claudio Baglioni, come in qualsiasi altra parte dell'Italia mentre c'erano le partite di calcio. Veniva mostrata la schedina del Totocalcio, e poi c'erano i comici Teo Teocoli, Anna Marchesini, cioè qui veramente, ragazzi, la creme della comicità italiana. C'era l'astrologo Peter Van Wood, il designer giapponese Takahide Sano, persone veramente della strada che vengono prese e portate in televisione. Questa è stata la grande genialità, secondo me, di questo programma. Poi c'era il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli, il primario di pediatria Renato Panconi, la suora laziale, appunto, Suor Paola, lo statistico impassibile Massimo Alfredo Giuseppe Maria Buscemi, c'era Idris, che rappresentava, come detta, la Juventus, e poi successivamente gli inviati giornalisti Nando Martellini, cioè, ragazzi, qui veramente altro che la creme del giornalismo sportivo italiano, Nando Martellini, Everardo Dalla Noce e Tonino Carino. Questi erano gli inviati che parlavano dai vari stadi. Da ieri mi sono fatto praticamente un'operazione nostalgia, ragazzi, a vedere, veramente, dispiace tanto per, ecco, il fatto che è venuto a mancare il grande Idris, che la terra veramente ti sia lieve, grande fratello juventino. Ma per farvi anche capire come se ho iniziato a seguire il calcio, quelli che il calcio, la radio, tutto il calcio minuto per minuto. Ad esempio, vi dico che il gol più bello di Del Piero con la maglia della Juventus contro la Fiorentina
l'ho sentito alla radio. Se non sbaglio, forse era Sandro Ciotti che faceva la radiocronaca, ripetere telecronaca, radiocronaca di quel Juventus Fiorentina 3-2, e poi dopo al 90° minuto la sera vidi quel cotanto di gol di Del Piero. Però ecco, questo è stato il mio modo di iniziare a seguire il calcio. Quindi quelli che il calcio, Idris, il grande Idris, che veramente è una parte di noi, è una parte della mia generazione di tifoso degli anni 80-90, che veramente non c'è più. Non c'è più con l'essere venuto a mancare Idris, perché è stata veramente la mia giovinezza, ragazzi, la mia adolescenza. Era un altro calcio, non c'erano i social. I gol, se non andavi al bar e non avevi le pay TV a casa, li vedevi la sera dopo al 90° minuto. Questo è, ragazzi, vi ho voluto, ecco, portare il mio ricordo di Idris, che in qualche modo mi ha fatto rivivere la mia adolescenza e la mia giovinezza. Vi ho voluto portare il ricordo della mia veramente juventinità in erba, che in gran parte la devo anche sicuramente alle urla forsennate, perché vi ripeto, sapevi che la Juve aveva fatto gol perché c'erano le urla forsennate del grande Idris. Grande fratello Idris, un bacione veramente a te, adesso stai meglio di tutti noi, un bacione ed un abbraccio alla tua famiglia. Gli anni passano, ragazzi, questa purtroppo è la realtà. Gli anni passano, anche il sottoscritto sta invecchiando, vi parlo di robe di 30 anni fa, quindi diciamo che veramente gli anni passano. È tutto, ragazzi, è tutto per questo video. Oggi, invece che parlarvi del nulla cosmico, perché in questo sabato legato alla Juventus c'è il nulla cosmico, anche perché la Juve torna ad allenarsi addirittura lunedì, vi ho voluto portare il mio ricordo e il mio pensiero dedicato al grande Idris, che da ieri purtroppo non c'è più. Ragazzi, è tutto, come sempre, fino alla fine, vamos Juve, dedicato al grande Idris. A domani, domenica, sul canale del nostro Postman.